In una delle scene più intense di Hidden Figures, film del 2016 di Theodore Melfi, basato sull'omonimo libro di Margot Lee Shetterly, l'astronauta statunitense John Glenn, interpretato da Glenn Powell, che si appresta a diventare il primo statunitense a compiere un'orbita nel 1962, mostra un attestato di fiducia nei confronti di una, in effetti non così giovane, donna afroamericana, convinta della giustezza dei propri calcoli, Katherine Johnson. John Glenn was to be the first astronaut to go up into the atmosphere and come back. And they wanted him to come back in a special place. And that was what I did. I computed his trajectory. And from then on, any time they were going to compute trajectories, they were given mostly all of them to my branch. And I did most of the work on those by hand. But when he got ready to go up, he said, call her. And if she says the computer's right, I'll take it. Come la stessa autrice del libro fa notare, il ruolo della Johnson sia nella missione di Glenn sia in quella dell'anno precedente che portò Alan Shepard nello spazio non fu così centrale come mostrato nella pellicola, per quanto in realtà fondamentale, essendo questo un lavoro di team. Al di là dei calcoli, il lavoro di Katherine fu però importante in un senso che supera di gran lunga la scienza. Avevamo bisogno di essere assertive come donne in quei giorni, assertive e aggressive, e il livello con cui dovevi esserlo dipendeva da dove eri. Io dovevo esserlo. Nei primi giorni della NASA, alle donne non era consentito mettere i loro nomi sui report. Nessuna donna nel dipartimento ha avuto il suo nome su un report. Stavo lavorando con Ted Skopinski e voleva mollare e andare a Houston, ma Harry Pearson, il nostro supervisore, non era un sostenitore delle donne, continuava a spingerlo a finire il report su cui stavamo lavorando. Alla fine Ted gli disse: Katherine dovrebbe finire il report, ha comunque fatto la maggior parte del lavoro. Così Ted lasciò Pearson senza alcuna scelta. Finì il report e il mio nome venne messo su di esso. E quella fu la prima volta che una donna, nel nostro dipartimento, ebbe il suo nome su qualcosa. L'articolo a cui la Johnson si riferisce, scritto insieme con Skopinski, contiene la teoria necessaria per il lancio, il tracciamento e il rientro dei veicoli nello spazio. Venne utilizzato per le già citate missioni di Shepard e Glenn e fu il primo dei 21 articoli cofirmati da Katherine durante la sua permanenza alla NASA. Benvenuti ai Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. E come avrete intuito dall'introduzione, l'episodio di oggi si occupa di una donna che ha dovuto combattere e superare ben due limitazioni, diciamo così, una legata al suo essere donna e un'altra al suo essere afroamericana. Sto parlando di Katherine Coleman Goebel Johnson, questo è il nome completo, nata il 26 agosto del 1918 a White Sulphur Springs, nella contea di Greenbrier in West Virginia. Quarta e ultima figlia, due maschi e due femmine, mostrò il suo talento a scuola, in particolare in matematica, sin dalla più tenera età. Basti pensare, come esempio, che entrò nella scuola superiore ad appena 10 anni. Questi successi, inclusi quelli degli altri fratelli, non erano esenti da difficoltà. La madre, Juliette, era costretta a spostarsi insieme con i figli a Institute nella contea di Kanawha, a circa 200 km da White Sulphur Springs, dove il marito Joshua lavorava come contadino, per consentire ai figli di frequentare una scuola superiore per bambini afroamericani. Qui Katherine frequentò la West Virginia State High School, dove ebbe un ruolo fondamentale nella sua formazione, in particolare relativamente alla matematica e alla geometria, Angie Turner King. Tale importanza venne sottolineata dalla stessa
Johnson, che nel libro Black Woman Scientist in the United States del 2000 di Winnie Warren dichiara: una magnifica insegnante, berlante, interessante e molto rigorosa. Fu sempre durante il periodo delle scuole superiori che Catherine rimase affascinata dall'astronomia grazie al preside della scuola che ogni pomeriggio, accompagnandola a casa, le indicava le stelle e le costellazioni nel cielo. I like stars and stars. We were telling. And it was a joy. Finita l'esperienza scolastica, la Johnson si iscrisse al West Virginia State College, fondato nel 1890 e dedicato all'istruzione superiore della popolazione afroamericana. Catherine era particolarmente brava in tre materie: la matematica, ovviamente, ma anche inglese e francese. Fu James Carmichael Evans, suo insegnante di matematica, a indirizzarla fortemente verso questa disciplina, nonostante la sua bravura in francese. Ancora più importante per la sua formazione e la sua carriera fu William Schifflin Claytor, terzo afroamericano a ottenere un dottorato in matematica nel 1933 e primo a pubblicare un articolo su una rivista scientifica di matematica, Annals of Mathematics. Così la Johnson lo ricorda. Molti professori ti dicono che saresti buono in questo o quello, ma non sempre ti aiutano con la tua carriera. Il professor Claytor si assicurò che fossi preparata per essere una ricercatrice in matematica. Claytor era egli stesso un giovane professore e veniva in classe, metteva le mani in tasca, prendeva il gesso e continuava la lezione del giorno precedente. Ma alcune volte potevo vedere che gli altri studenti non comprendevano ciò che stava insegnando. Così ponevo domande per aiutarli. Mi rispondeva che avrei dovuto conoscere la risposta e alla fine gli avevo detto che conoscevo la risposta, ma gli altri studenti no. Potevo dirlo. Claytor, avendo intuito il suo talento, non solo la guidò nel suo percorso di studi, consigliandola, ma spinse l'università a istituire corsi avanzati appositamente per lei, tra cui quello di geometria analitica. Così, alla fine, la Johnson si laureò con lode nel 1937 e subito dopo iniziò a insegnare matematica in una scuola elementare a Marion, in Virginia. Il viaggio per raggiungere il suo posto di lavoro fu anche la prima esperienza diretta con il razzismo della società in cui viveva. Dopo 2 anni di insegnamento, Catherine si sposò per la prima volta con James Francis Goble, lasciando anche l'insegnamento. Ebbe 3 figlie, Constance, Joliette e Catherine, tutte e 3 matematiche e insegnanti. Nel frattempo, nel 1938, la Corte Suprema aveva dichiarato che gli Stati dell'Unione dovevano fornire a tutta la popolazione, indipendentemente dal colore della pelle, le stesse opportunità di insegnamento, sia in scuole separate, sia in strutture comuni. Così, nel 1940, la West Virginia State University le chiese di aderire al loro programma di studi di matematica avanzati. Purtroppo, a causa della malattia del marito, Catherine fu costretta a tornare a insegnare per sostenere la sua famiglia. Nel 1952 Catherine fa visita ad alcuni parenti a Newport. Qui scopre che la sede locale della NACA, la National Advisory Committee for Aeronautics, che nel 1958 sarebbe diventata la NASA, sta cercando delle calcolatrici afroamericane. Così la Johnson, per non perdere l'occasione, si trasferisce con tutta la famiglia a Newport, dove, in attesa di conoscere gli esiti della sua domanda di selezione presso la NACA, lavora come supplente di matematica. Dopo un anno, nel 1953, arriva una proposta da parte dell'istituto che Catherine accetta senza alcuna esitazione. Nel frattempo la salute del marito si andava aggravando fino alla morte avvenuta nel 1956 a causa di un tumore al cervello inoperabile. Eravamo pionieri dell'era spaziale, abbiamo lavorato in segreto per circa 3 anni, spesso senza sapere esattamente quale fosse la portata totale del nostro lavoro. Poi,
Questo lavoro da segreto diventa esplicito con la trasformazione della NACA in NASA. Ogni cosa era nuova, l'intera idea di andare nello spazio era nuova e audace. Non c'erano libri di testo, così li abbiamo scritti. Abbiamo scritto i primi libri di testo partendo da zero. Le persone ci chiamavano e ci chiedevano: cosa ti fa pensare che questo o quello sia possibile? E provavamo a spiegarglielo. Creavamo le equazioni necessarie per tracciare un veicolo nello spazio. Sono stata fortunata ad aver lavorato con il dipartimento che produsse tutte le traiettorie originali, poiché credo sia quello per cui sono ricordata. Un altro effetto della trasformazione della NACA in NASA ebbe ricadute sulla vita quotidiana dei lavoratori dell'agenzia. Mentre nella NACA i lavoratori afroamericani erano segregati con mense e luoghi di lavoro separati rispetto agli altri, con l'avvento della NASA la segregazione venne eliminata, portando così a una crescita di tutto il personale scientifico nel suo complesso. Nel 1959 Catherine si risposò con James Johnson, militare di carriera, e lavorò alla NASA fino al 1986, dove, come abbiamo visto all'inizio, ebbe un ruolo attivo nella ricerca e nel calcolo delle traiettorie di salita e di rientro di razzi e moduli spaziali. Uno degli onori più grandi ricevuti dalla Johnson è stata la Presidential Medal of Freedom, ricevuta il 16 novembre del 2015 dalle mani dell'allora presidente Barack Obama. La Johnson ci ha lasciato nel febbraio del 2020 con una grande eredità, quella di rendere la scienza e con essa il mondo un posto più accogliente e inclusivo per tutti. E con questo siamo arrivati alla conclusione di questo nuovo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Un saluto a tutti e alla prossima puntata.